E lì! Ce l'hai! Capita più della vita. Ma si sa rifare. Sì, ma no, così. Ciao. 30 metri di corsa. Devo venire anch'io? Sì, devo rifarcela. Mira, torno un attimo in mare. Grazie. Siamo arrivati nelle cronaca, non so. Vuoi della cronaca ti passo. Sì, passo di cronaca. Dove? Girami intorno. Andiamo a pesare! Eccoti qua. Ma io dovevo vedere un metro. Qui, vicino a me. Dai, pesalo! Dai, ragazzi, è acceso? Sì, sì, prova. Ti sento. Penso proprio che. Ma noi. Ha assistito dal palo. Del palo. Di qualcosa. Passaggio all'ala di Prato che prova. Adesso apertura del 10. Provano a giocare a largo. Possesso Prato. Buco. C'è un in avanti. Un vantaggio da. Per il Pesaro Rugby. Dopo il passaggio del centro di Prato c'è stato un in avanti da parte dell'ala della formazione toscana. Dai, Pesaro! Mischia per Pesaro. Dai, tira. Era un'azione pericolosa, poteva nascere qualcosa di importante per il Prato, ma è stata tempo fermo, giocatore di Prato per terra. Si rialza, niente di che, fortunatamente. E adesso si riprende con la mischia a favore di Pesaro. Adesso è una mischia difficile, in una posizione complicata dove è necessario mantenere il possesso e allontanare il pallone il più possibile. La palla è stata introdotta dal numero 9 pesarese e c'è un calcio di punizione. Calcio di punizione, direi ottimo per la Pesaro Rugby. Cos'è successo, Luca, in questa azione? Non ho visto molto bene, ma c'è stato un crollo della mischia dei piloni toscani e niente. Adesso, dopo il calcio del numero 10 pesarese, si effettuerà una rimessa, sempre con il possesso Pesaro, fuori dai 22. Quindi non si potrà calciare direttamente la palla fuori, ma dovrà per forza toccare prima il campo e poi uscire. Possesso pesarese dopo questa rimessa laterale, ma sporcato dalla formazione toscana. Calcio in mezzo al campo, ricevuto perfettamente dall'estremo toscano. Apre per l'ala. Ma placcaggio alto. Gioca veloce il Prato e cerca di guadagnare un altro vantaggio. Passaggio corto e il numero 4 cerca di rompere la difesa pesarese e adesso cercano di aprire il pallone per aprire gli spazi. Molta continuità in questa fase di gioco.
Azione insistente da parte del Prato, che però che fa avanti. Compie un in avanti ed è un vantaggio per Pesaro, che prova ad uscire da questa situazione palla in mano. Placcaggio alto e punizione a favore dei giallorossi. E così potranno riuscire dalla zona rossa. Il numero 6 di Pesaro, nel tentativo di correre con la palla in mano e di allontanarsi da questa situazione, ha subito un placcaggio dall'alto e c'è il calcio di punizione. E Joubert lo calcia il più lontano possibile in touche con possesso pesarese. Come giudichi la partita fin qui, Luca? È una partita molto interessante fino ad adesso. Le due squadre si stanno studiando e quindi ci sarà il primo momento di stallo, poi dopo sicuramente il gioco si romperà e vedremo tutt'altra partita. Prato sembra che voglia concentrare il suo gioco aprendo il pallone molto sui loro laterali, che ne pensi? Esatto, sicuramente ci avranno una linea di tre quarti molto molto forte, molto veloce, e quindi cercano di usufruire di questa loro forza. Adesso il tempo è fermo, prima dell'esecuzione della rimessa laterale. Sempre giocatore di poco per terra. Giocatore a terra, lo stesso di prima, che ha avuto un problema all'occhio. Ma sembra tutto ok. Ora il gioco riprende, il tempo riprende e si potrà procedere con la rimessa laterale. Pesaro che sceglie ancora il blocco davanti e Prato che riesce a sporcare il possesso, che rimane sempre nelle mani dei giallorossi. Ora c'è un raggruppamento. Il numero 9 di Pesaro è stato placcato, adesso sì. Pesaro sta cercando di prendere spazio per un calcio con più angolo. E adesso portata dentro i 22 da Pesaro, quindi non c'è stato guadagno territoriale. No, invece è stata giudicata la palla come già all'interno dei 22, quindi la rimessa laterale si eseguirà sul punto in cui è il guardalinee. Ora il possesso e la rimessa laterale di Prato, che sceglie un blocco centrale e prova subito con la maul a spingere. È una maul molto ben eseguita e avanzante, anche se c'è un vantaggio. E poi il giocatore di Pesaro cerca di mettere la mano per interrompere l'azione di Prato. E l'arbitro fischia il fallo dopo il vantaggio comunque già ottenuto durante la touche. Cos'è successo in questo raggruppamento, Luca? Penso che ci sia stata un'entrata laterale da parte del nostro numero 4, mi sembra, Ruffini. E adesso vediamo Prato che va subito per i pali con il numero 10, Puglia. Cercano di accorciare le distanze da Pesaro con questo calcio di punizione, che come sappiamo vale 3 punti, e sono 3 punti molto importanti. Concentrazione da parte del numero 10. Parte con la rincorsa e il calcio è ben eseguito. 3 punti per la formazione toscana. 7-3. Con i giocatori in maglia nera che adesso riceveranno il pallone dopo il calcio d'inizio da parte di Pesaro, e avranno la possibilità di giocare ancora. Un'ingenuità da parte della difesa pesarese, no Luca? Una grossa ingenuità che a questi livelli può costare molto cara. Adesso vediamo Joubert che fa un bel calcio, Ferrari che recupera pallone, e un calcio di punizione a favore di Prato. Prato che guadagna un altro calcio di punizione. Molti falli in questa fase della partita. Ora il numero 15, l'estremo, cerca di
guadagnare più metri possibili. E... guadagno territoriale, siamo più o meno sui 10 metri di Pesaro. Vedremo quale sarà la scelta tattica, il numero di giocatori da posizionare nello schieramento in touche. Sembra uno schieramento con 5 uomini. Benissimo da Pesaro. Il possesso è stato rubato. Fernander, bellissimo, tutti sotto. Gioca! C'è il vantaggio per Pesaro adesso. C'è stato un fuorigioco da parte di Prato nella ricezione. E ora il Pesaro può continuare a giocare forte anche del vantaggio. E ora vedremo come sceglierà di proseguire, di giocare e di sfruttare questo vantaggio. Prova Pesaro con il possesso e a giocare alla mano. L'apertura di Joubert. Si passa per. Si cerca di sfondare per le vie laterali anche Pesaro. E Ruffini che cerca di sfondare la linea e fa un ottimo breakdown. Adesso comincio a esplorare la profondità da parte di Joubert. Pressione di Ceccolini, manca il placcaggio, però lo riprende. Adesso l'ala trova un buco. Qui si è giocato l'uno contro uno al lato, vicino al fuori, che è stato prontamente difeso dalla difesa di Pesaro. C'è stata una perdita del possesso a seguito di un placcaggio al numero 9 di Prato. Ma in avanti pesarese, dopo uno svariato susseguirsi di cambio possessi, pressione da parte di Pesaro che ha costretto ad arretrare Prato sulla propria linea dei 22. Il numero 9 di Prato ha perso un possesso nella propria metà campo dopo un duro placcaggio da parte della difesa pesarese, che è stata molto vigile vicino al raggruppamento con le guardie, che hanno subito visto la possibilità di andare direttamente a fermare il passaggio del 9, e dopo tanti cambi possesso c'è stato un in avanti da parte del Prato, e adesso di Pesaro adesso si riprenderà il gioco con una mischia con il possesso dei toscani. Vediamo un po' questa mischia, che finora è stata molto equilibrata, nessuno ha avuto la meglio sull'avversario, quindi molto molto bene le mischie. Adesso l'ingaggio, crolla le mischie, punizione a favore del Prato. Possiamo dire che ciò che era successo nella metà campo di Pesaro nella mischia precedente è successo adesso a parti invertite, con la prima linea giallorossa che cade e quindi viene fischiato fallo contro i giallorossi, appunto, e adesso si riprenderà con una rimessa laterale nella metà campo dei toscani, con il possesso per i giocatori in maglia nera. Andiamo bocca, dai ragazzi, dai dietro! Touche che fino adesso sono state sporcate, non sono state pulite. Quindi possiamo dire che le difese stanno facendo la differenza in questa fase di gioco. Esatto, ottime difese. Anche questa rubata da parte di Pesaro. Quindi diciamo che continua questa cosa delle touche sporche. Adesso il gioco riprende con il possesso pesarese, che cerca di avanzare con i propri avanti vicino al raggruppamento per cercare di liberare un po' di spazio fuori. E il 10 gioca all'interno a Ferrari, il numero 6, che cerca di sfondare la linea, e ora si prova per vie laterali con i tre quarti. Palla rubata, è stato un cambio possesso. Adesso deve essere veloce Pesaro a formare la linea difensiva.
Prato che sceglie di andare a giocare nella chiusa per spostare, avere più spazio, più campo possibile per l'attacco. Un altro raggruppamento. Adesso passaggio del 10, apertura con i tre quarti. Anche qui calcetto a esplorare e un ottimo guadagno territoriale per i giocatori di Prato che mettono pressione alla Touche pesarese nella propria metà campo, vicino alla propria linea di meta. Come giudichi questa scelta di questo calcetto da parte dell'ala di Prato? Erano parità numerica, quindi ha visto che dietro non c'era nessuno, ottimo calcetto, ottimo guadagno, e in più vedendo che comunque le Touche sono molto sporche c'è anche la possibilità di poter rubare la palla e provare a segnare una meta da parte di Prato, e dovrà essere molto bravo Pesaro a portare giù sta Touche e allontanare al più presto il pallone. Touche che viene eseguita e il possesso viene sporcato da parte della difesa pesarese, ma la palla rimane in mano a Prato che ora cerca di avanzare con gli avanti, anche se un'ottima difesa pesarese fa indietreggiare. Ora riorganizzano una fase lenta con gli avanti e cercano di velocizzare un po' il gioco, ma vengono rallentati sempre dalla difesa che non permette, la difesa dei giallorossi che non permette a Prato di fare il gioco che vuole, che meglio preferisce, costringendoli a scegliere di giocare a largo con i tre quarti, ma anche in questo caso dall'altro lato i tre quarti giallorossi si sono fatti trovare pronti. Insistente da parte del Prato e guadagna anche un vantaggio perché il giocatore di Pesaro non è rotolato via dopo il placcaggio, quindi potranno usufruire di un vantaggio per provare a segnare, e se in caso non fosse così per provare a giocare dopo. Provano a sfruttare questo vantaggio Errore da parte di Prato, per fortuna di Pesaro, però c'era un vantaggio precedente, quindi ancora possesso per Prato, che adesso potrà scegliere di andare per i pali e accorciare ulteriormente le distanze oppure andare per la Touche e provare a fare meta. Cercare il bottino grande, ma esatto. Errore piuttosto grossolano, il 13 di Prato. Ora vediamo qual è la scelta della formazione toscana, che sceglie la mischia e provano ad incassare il massimo dei punti possibili piuttosto che accontentarsi di un calcio di punizione. Scelte abbastanza speculari comunque da parte delle due squadre, cosa ne pensi? Si stanno esplorando nelle stesse zone con diciamo le stesse scelte? Sì, è sicuramente una scelta molto molto coraggiosa, perché alla fine, come abbiamo detto prima, ancora la mischia non è proprio chiara chi ha la supremazia, quindi tutto da vedere. È un rischio che può dargli ragione come non può dargli ragione, vedremo. La palla è stata introdotta, il numero 9 di Prato. Crollano le prime linee. Le prime linee crollano vantaggio. E c'è vantaggio per Prato che può provare a calcetto. Che prova un calcio. Anche se è stato commesso in avanti in fase di ricezione da parte dell'11 toscano. Però c'era un altro vantaggio e quindi ancora possesso per Prato, che vedremo se riconfermerà la mischia oppure cambierà e andrà o per i pali o per la Touche. Tanti falli per quanto riguarda la mischia chiusa, che cosa ne pensi? Quali possono essere le ragioni? La mischia chiusa alla fine è una lotta, quindi magari ancora dobbiamo ingranare la marcia, però si è appena iniziata la partita, quindi ci può stare, ecco. Ora Prato che prova ad insistere con la mischia, nel cercare di mettere in difficoltà il pacchetto di mischia pesarese, dopo aver comunque guadagnato diversi falli in questa fase di gioco. Ora l'arbitro fischia, la mischia non è stabile e si ripeterà.
arbitro che fa spostare anche la zona della, della mischia. Ora sì, si procederà di nuovo con una introduzione, sempre toscana. Crollo delle mischie. Sembra proprio non voler essere stabile questa prima linea. Adesso c'è un richiamo da parte degli arbitri alle due prime linee per far chiarezza su quello che sta succedendo. Il confronto tra le prime linee di solito in ogni partita di rugby è fondamentale per indirizzare la partita in una direzione piuttosto che nell'altra, e anche in questo caso vediamo come questo diciamo scontro sia cruciale, soprattutto in una fase di gioco così importante nella metà campo, vicino alla linea di meta pesarese, dove le prime linee possono determinare sicuramente una grande vantaggio per i toscani oppure un grande vantaggio per i pesaresi, allontanandosi appunto e scrollandosi di dosso quella che è una grande pressione. La palla è stata introdotta, stavolta sembra essere stabile. La parte di Prato che avanza un pochettino, tira fuori la palla. E il numero 12 di Prato riesce a schiacciare la palla in meta dopo una rapida apertura da parte del numero 9 al numero 10, che muove velocemente all'esterno verso il numero 12 che attacca il canale tra l'apertura e il centro di Pesaro, che non sono riusciti a contenere il 12 di Prato, che ha schiacciato la palla in mezzo ai pali. Realizzazione del calcio di trasformazione che porta altri due punti aggiuntivi. Possiamo dire che la scelta di scegliere la mischia è stata ripagata per il Prato. Ma cosa si poteva fare di più in questa circostanza? Te che sei un tre quarti. Da lì è molto difficile difendere, soprattutto un'apertura così veloce e un centro che entra a palla su più o meno 2 metri dalla linea di meta. È molto difficile poter difendere, però Pesaro non deve abbassarsi e deve continuare a macinare gioco e deve continuare a giocare, perché ancora è tutta da vivere sta partita. Calcio d'inizio, cerca di rubare Pesaro, tocca l'ala di Pesaro. È un calcio corto che serve a cercare di riguadagnare, di recuperare il possesso. In questo caso l'ala, il numero 14, Ceccolini, tocca il pallone che poi esce, quindi c'è l'alternativa tra la scelta della mischia o della rimessa laterale da parte del Prato. Prato, diciamo, molto coraggioso, forte anche della scelta di prima che gli ha dato appunto ragione, ha scelto di nuovo mischia. E vediamo se Pesaro riesce a trovare un rimedio a questo problema che ha in mischia chiusa. La palla è stata introdotta, mischia di Prato avanzante, l'8 gioca subito col 9, il 10 che la passa al centro. Ottima difesa stavolta dei pesaresi, che riescono a contenere i tre quarti di Prato. Adesso c'è un calcio di punizione da parte fase concitata e la partita, iniziano ad alzarsi i nervi, si iniziano a scaldare gli animi. Adesso vediamo punizione per Pesaro, perché il giocatore in possesso di palla non ha rilasciato il pallone, quindi tenuto a terra. Questo calcio punizione è frutto di un'ottima difesa e di un'ottima pressione, come abbiamo visto anche nell'azione precedente da parte della difesa giallorossa, che ha messo molta pressione al numero 9. Esatto. Adesso Giubert che proverà a trasformare la punizione. Posizione abbastanza centrale, un po' lontanuccia, saremo sui 30 metri, però
sappiamo che il nostro numero 10 ha le potenzialità per farlo. Il calcio di punizione nasce da un tenuto da parte del numero 6 giallorosso, che è riuscito a mettere le mani sul pallone prima che potessero intervenire gli avversari in maglia nera, e ciò ha portato a il fischio da parte dell'arbitro del calcio di punizione. Parte la rincorsa. Bravo Lillo! E il calcio è stato trasformato dal numero 10 pesarese. E adesso si torna sulla parità e non si spostano appunto gli equilibri della partita, che rimane sempre molto equilibrata, giocata sempre su rapidi capovolgimenti di fronte. E ora nel tentativo di ricezione c'è stato un errore in ricezione da parte dei giallorossi, che è portato Prato a recuperare il possesso, che prova ad attaccare con gli avanti. Il numero 9 la apre già il numero 15, e adesso il numero 10 scivola, Puglia, e questo aiuta la difesa giallorossa a riorganizzarsi. Ora che Prato che riprova ad attaccare con gli avanti, cambio di fronte e superiorità numerica che non viene giocata dal numero 10 pratese. È placcato da parte di Giubert, quindi buona difesa da parte di Pesaro. Abbiamo visto Ferrari che riesce a mettere molta pressione in difesa, è un ottimo placcatore. Ora Solari che riesce a effettuare un ottimo placcaggio basso e a contenere quella che è l'avanzata di Prato. Azione insistita di Prato, che prova a racchiudere la difesa per poi poter riaprire al largo con i tre quarti. Punizione da parte per Prato, che adesso può decidere se riprovare con la mischia oppure andare per i pali o touche. Ingenuità anche stavolta commessa dal pacchetto pesarese, che in un raggruppamento fa uscire il pallone in un modo abbastanza sospetto per l'arbitro, che poi penalizza il fatto con un calcio di punizione. Ma da notare che in questa fase della partita la difesa pesarese è molto rocciosa e vediamo comunque degli impatti considerevoli. Adesso Prato che prova a riportarsi in vantaggio, provando a trasformare questo calcio di punizione. Partita che rimane sempre equilibrata, perché entrambe le squadre non concedono spazi, e quindi si chiama sempre alla propria squadra e ai propri giocatori a fare gli straordinari per poter riuscire a trovare un buco nelle rispettive difese. Calcio da parte del 10 di Prato, che centra i pali e si porta sul più 3 rispetto a Pesaro, quindi il punteggio è di 13 a 10 in favore dei giocatori toscani. Questa sicuramente è una partita molto fisica da parte delle due squadre e vedremo chi avrà la meglio. Comunque partita molto molto bella, impatti molto molto considerevoli, come diceva il mio collega qua di fianco, Gabriele. E adesso ricezione ottima da parte della seconda linea di Prato. Possesso che torna in mano di Prato, anche se per poco, poiché il numero 7 commette un in avanti, e quindi questo comporterà una mischia con possesso giallorosso. È cruciale questa mischia, no? Per scrollarsi un po' di dosso le ultime mischie. Che ne pensi? Sì, dovremmo riuscire a perlomeno portare fuori il pallone e non prendere calcio di punizione contro, perché daremo un segnale molto importante anche alla mischia avversaria. Eh,
palla che viene introdotta, esce velocemente. Attenzione, attenzione, c'è. È andato con una mano. C'è un in avanti da parte di Prato che prova ad andare dell'intercetto. È sempre rischioso in queste circostanze. Sì, perché in questo caso l'arbitro l'ha considerato involontario, ma se lo considerava volontario al posto di avanti era calcio di punizione e nei casi più estremi anche cartellino giallo. Non in questo caso, non sarebbe stato da cartellino giallo, però un grosso rischio da parte dell'ala toscana. Mischia di nuovo, quindi sempre possesso giallorosso che sembra aver ritrovato la spinta necessaria per poter affrontare i toscani in mischia, anche se possesso viene mantenuto da parte dei giallorossi, ma la mischia è indietreggiante. Adesso apertura al largo, prova Erbolini a bucare la difesa, ben placcato adesso. Ora si prova ad avanzare con gli avanti che cercano di... Tenuto da parte del giocatore toscano, quindi punizione. E 10 metri contro Pesaro che protesta, dobbiamo cercare di mantenere la calma. Sì, molte ingenuità negli ultimi 5 minuti commesse dai giallorossi che hanno costato molto. Qui abbiamo visto come si è cercato di spostare il pallone e di sfidare con gli avanti la difesa pratese per poter avere un po' più angolo e cercare di impegnare più uomini possibile per poter poi giocare con i tre quarti. Scelta che viene fatta da entrambe le squadre, un gioco che può essere definito molto simile, che ne pensi? Sì, sono due squadre che hanno più o meno lo stesso gioco e che cercano di muovere al largo con i propri tre quarti e vedremo chi avrà la meglio anche in questo caso. Adesso Tusch è portata giù ottimamente da parte di Prato. Anche in questo caso con qualche sporcatura e qualche difficoltà. Anche stavolta provano di nuovo vantaggio per la squadra di Prato che prova il drop. Scelta audace. Forte del vantaggio, quindi ci potrebbe anche stare, ecco. Diciamo che in questi casi si potrebbe optare per un calcio all'ala o comunque un calcio che possa portare il bottino pieno, ma in questo caso l'apertura di Prato ha tentato il drop e ora richiamo per i giocatori giallorossi che negli ultimi minuti stanno commettendo un po' troppi falli. Sì, troppi falli e falli abbastanza ingenui da parte di Pesaro che dovrà cercare di mettere fine a questa sua ingenuità. Adesso vedremo che l'apertura va per i pali, il numero 10 Puglia proverà a portare sul più 6 la squadra toscana. Calcio che se venisse trasformato sarebbe molto pesante perché allungherebbe quello che è il distacco tra le due compagini. Leggero vento che tira a favore di Prato. Adesso si prepara il numero 10. Concentrazione. Parte la rincorsa e c'entra il palo. Anche se la palla ritorna in modo fortunoso in mano ai giocatori di Prato. E ora raggruppamento con molti uomini. Possesso confuso e viene concesso il calcio di punizione in favore di Pesaro che riesce a mettere le mani su quel pallone come aveva fatto prima Ferrari. Palo! E singolo libero a tutti! Adesso contro Prato che protesta, prima è successa la stessa cosa contro Pesaro, adesso contro Prato, quindi vediamo che le due squadre sono abbastanza nervose
e ottimo per Pesaro che guadagna altri 10 metri e può allontanare il più possibile la palla. Calcio che allontana il pallone. Siamo sui 10 metri della Pesaro. Ma diciamo che le due squadre tecnicamente e fisicamente si stanno uguagliando, ma sono gli errori che stanno determinando il vantaggio di una o dell'altra squadra fino adesso. Sì. Touche anche stavolta rubata, la rimessa laterale che è un placcaggio da parte di Dell'Acqua sul numero 4 Nifo. La rimessa laterale che non sembra essere stata la miglior fase di gioco per entrambe le squadre. Calcio di punizione di nuovo. Altra ingenuità da parte di Pesaro che non rotola via dal placcaggio. E quindi calcio di punizione per Prato. Questa volta va in touche. Anche questa scelta coraggiosa, vedendo che le touche sono comunque sempre sporche. E vedremo che se anche stavolta avranno ragione oppure verranno smentiti. Touche molto pericolosa per la formazione giallorossa che si ritrova con la squadra della Toscana vicino alla linea di meta. Stavolta la touche viene ottimamente realizzata, il lancio perfetto, e cercano di sfondare la linea con un raggruppamento che ruota e sembra essere avanzante, ma vantaggio di nuovo, sì. E meta. No. C'è un richiamo da parte del guardaline che avrà visto sicuramente un fallo da parte di Pesaro. Adesso l'arbitro si sta consultando con il proprio guardaline. Sembrava meta, ma così non è. L'arbitro ha alzato il braccio per fischiare il fallo e assegnare il fallo a favore di Prato. Adesso un altro richiamo per Pesaro. Adesso vedremo l'arbitro cosa fischierà. Vediamo che giocatore di Prato si allontana. Calcio di punizione per Pesaro. Quindi anche questa ingenuità da parte di Prato che consente a Pesaro di poter allontanare la minaccia. Calcetto corto per Joubert che poi sceglie di calciarla fuori per decretare la fine del primo tempo.